Acqua! Acqua! D'accordo, Eddie, molto bravo! Ho qui un po' d'acqua per te! Va meglio? Sì! Fa così caldo! Ci saranno miliardi di gradi qua fuori! Non è vero, Kobe? Sì! Credo di sì! Che ne sarebbe, credo di sì? Oh, ma che cos'hai, Kobe? Ho appena scoperto la cosa più brutta del mondo! Ah! E quale sarebbe? Sei allergico a tutti noi? C'è una legge contro la danza? Non c'è più burro di arachidi sul pianeta Terra! È molto peggio di tutte queste cose! Cosa c'è di peggio? Dai, dicelo! Ti prego! Oh, sto per trasferirmi in una nuova casa! Oh, no! Ma, Kobe! E che ne sarà di Jiggy e del gruppo? E di Lucky! E di tutti noi! E delle nostre belle avventure! È vero! Ho vissuto in quella casa e in quella camera per tutta la vita! Fin da quando ero piccolo! È dove... dove vivo! Oh! Kobe, mi dispiace. È la notizia più brutta del mondo. Ehi, perché non facciamo qualcosa che ci risollevi il morale? Sì, perché non viviamo insieme un'avventura? Potremmo andare in un posto fresco e carino, come Neverlandia, per esempio. Sì, è un'ottima idea. Non è vero, Kobe? Oh, credo di sì. Bene! Coraggio, Kobe! Ci divertiremo! Sì, d'accordo. Dai, vieni, Kobe, ti sfido! Uffa, non sono in vena di sfide! Oh. Sì! Sì! Scusami! Hai visto qualche albero qui intorno? Io non credo che... Come mai cerchi un albero? Ho bisogno di un nuovo posto in cui vivere! Davvero? Perché? I miei genitori hanno portato a casa la mia nuova sorellina e non c'è possibilità di poter restare lì con lei. E perché no? Stai scherzando? Non fanno altro che dire la bambina questo e la bambina quello. E io sono arrivato prima di lei. Ma è divertente avere una sorellina. Pensa a quante belle cose potrai insegnarle. Tu pensa a tutto quel baccano che fa. Aspetta! Guarda il mio faccio di neve! Ehi, ragazzi! Io vado a fare una passeggiata! D'accordo! A dopo, Kobe! Torna presto! Ehi! Aspetta! Io sono Kobe, comunque! Io, Gabriel! Allora, non mancherai ai tuoi genitori se andrai a vivere da un'altra parte! Neanche si accorgeranno che me ne sono andato! Vorrei soltanto che tutto tornasse com'era prima. Non voglio che le cose cambino. Ah, già, nemmeno io. Voglio dire, giusto. Oh, ops. Scusami. Nessun problema. Deliziosa questa palla di neve. Scusami, sai se per caso ci sono i glu vuoti qui nei paraggi? Non credo proprio. Perché? Gabriel ha una nuova sorellina e non vuole vivere con lei. Oh, ti capisco. Io ho un fratellino. Ah, davvero?
Già, ed è il mio amichetto migliore di sempre. Dici sul serio? Certo, anche se non la pensavo così all'inizio. Però le cose cambiano. Comunque io non voglio nessun cambiamento. I cambiamenti non sono facili. Ero infelice quando i miei genitori si sono voluti trasferire qui dalla giungla. Vi siete trasferiti qui, direttamente dalla giungla? Già, e pensavo che ci sarei stata molto male. Ma sapete una cosa? Vivere sulla neve è così divertente, chi l'avrebbe detto? Lasciare la mia casa mi ha fatto preoccupare. Mi han detto i genitori che tutto può cambiare. Un cambiamento a volte è lento, ma il mondo lo sa. E vedrai che troverai la tua realtà. Già c'è un cambiamento che ci rinnoverà. Ciao Herbie, lui è mio fratello. Non è meraviglioso? Mi piacerebbe avere una sorella o un fratello. Papà e mamma han detto che sarebbe molto bello. Un cambiamento è un po' turbolento, ma casca a pennello. La novità ti piacerà e ti rallegrerà. Già c'è un cambiamento che ci rinnoverà. Ci vediamo dopo, Herbie! Venite, voglio mostrarvi una cosa. Che ci rinnoverà. Che posto è questo? Questo è questo. Questa è la montagna dell'eco. Montagna dell'eco. Ciao! Potete sentire i discorsi di tutta Nevelandia da qui, se ascoltate. Ma è mia madre! C'è anche mio padre! Mi stanno chiamando per farmi tornare! Sembrano preoccupati per te, Gabriel. Già. Beh, forse. Ma quella è la mia sorellina. Sì, deve essere mia sorella. Sembra che le manchi molto il suo fratello maggiore. E a me sembra proprio che voi due vogliate andare a vederla. Coby, vuoi vedere mia sorella? Sì, assolutamente. La tua idea di trovarti un igloo? No, grazie! Ho molti cambiamenti nella mia testa! Grazie, Edna! Ciao! Mi chiamo Coby! La famiglia del tuo amico è felice che sia tornato a casa. La sua sorellina è davvero tenera. I cambiamenti non sono così male. Un cambiamento a volte è lento, ma il mondo già lo sa. E vedrai che troverai la tua realtà. Allora, Coby, quando ti trasferirai esattamente? Domani. Oh no! Non voglio che tu te ne vada! In realtà io sono contento. Lo sei davvero?
Ma noi non ti vedremo mai più. Certo che ci vedremo. Però sarai così lontano da noi. Oh no, 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 no. Non mi trasferirò lontano. Vivrò dall'altra parte della strada. Dall'altra parte della strada. Già, esattamente a 22 passi da dove sto adesso. Mi mancherà tantissimo la mia camera e la finestra e il mio armadio e il pavimento e il mio soffitto e il pomello della porta e la parete dove appendevo i vostri ritratti.